And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. Tutti gli attori vogliono morire in scena. Se è un sogno dell'attore, morirà là, secco, su queste planche, su questo legno, che fa? Morto, bellissima, morte, meravigliosa, molto meglio che nel letto, insomma, parliamo poi ospedali, no, qua, nel bel mezzo di una battuta, oppure in una pausa, si accascia, eccola, autocatetti la battuta, quello non si muove. È fermo, no? Dai, perché a volte, per esempio, i vecchi attori di un tempo, non per parlarne male, o forse sì, non lo so, comunque, e loro mangiavano prima dello spettacolo. Allora c'era la digestione, ma anche grandi attori, io so di grandi attori, la digestione, anche pure con qualche emissione, non so, ma emulsione, con qualche emulsione. E dicevano delle battute magari d'amore, no? E può darsi anche che uno di quelli lì, magari una sera ci resta, non so come dire, no, a morire in scena. Tempo fa, il direttore del Teatro d'Arte di Mosca, importantissimo, no? O del Teatro Mali, non mi ricordo se va di Mosca, durante un convegno, non mi ricordo se al Piccolo Teatro di Milano oppure a Parigi, non so bene, insomma, lui dichiarò, fece un intervento dicendo che lui aveva scritturati fissi 180 attori. E poi aggiunse con un minimo di imbarazzo, insomma, tutti i 180 vogliono morire in scena. Un'ecatombe, insomma, no? E allora mi è venuto in mente Molière. Ma Molière, il grande Molière, muore in scena. Sì, malato immaginario, l'ultima battuta, c'è il monologo, l'ultimo, si accascia sulla sedia e muore nella finzione teatrale, muore, sipario. Quella sera a Parigi, lui fa l'ultima battuta, si accascia, sipario, applausi, eccetera, però non si muove. Quindi gli attori, i suoi compagni, si avvicinano, maestro, non si muove, è morto, era morto davvero, corre voce, panico in platea, tutti corrono, è morto, Molière è morto, bene, udite, quella sera in platea parte del pubblico diceva è morto male stasera, di solito muore meglio. Yes, it was mine.